primo comandamento: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Esce, ora,
con tutto che quest'anno non ho fatto l'apparatore, il mio dovere lo faccio lo stesso. Mi rompo che la capacità, mi sto sacro a pulire. Gesù Cristo mio, penso perché l'ho fatto domenica a tornare a Germania. Facetela passare! Facetela passare! Siete impazzita! Passare! Facetela parlare con Gesù Cristo! Ma è una grave imprudenza! Fermate la processione! Siate ragionevole, obbedite al dottore. Gesù Cristo! Gesù Cristo non avevi questo spettacolo, mi non te lo può! Avevo tutto il 14 mesi in guarì! E a me che sono guarito! E allora mi a me che ci campo a faccio! Risponde, non mi vuoi! E perché? Chi sta un ingresso che ci sei pregato solo a te? Che ci sei creduto solo a te? Questi anni con me, Gesù Cristo! Tu, puttana mia, da solo, è una parola! Non ti credo, se non questa grazia mi fa capire che è pietra mia! Tornate a letto. Il Signore vi esaudirà. No, voi non mi credete, solo a isso, perché solo a isso, dai! Gesù Cristo, questo non vuole che io prego, ma io prego lo stesso, faccia a faccia, perché solo a te, dai, solo a te! E allazzato! Cammina! Io mi metto male, cammino, cammino! Vi reggete in piedi? Sì! Come, non se ne è? Che gli ha camminato? Non c'è sta bene! Ma io non ho visto nulla! Largo, largo, una sedia per cortesia. Fatemi vedere le gambe. È incredibile! È incredibile, ma è così! I nervi si sono distesi! Non capisco come sia accaduto, ma è così! È un miracolo! È un miracolo! Sì, sarà un miracolo! È un miracolo! È un miracolo! Puttana madre Gesù Cristo! Facete mo' ringraziare solo io, te! Che fa? Che sto giro? Largo, largo! Facete rimediare! Le è voluta una mossa! Pure! È fredda fredda! Oh,
Ma perché sto già stamando a te? All'arredi del vino! Ma che dico? A Giovitti, se non vuoi sentire già stamando, non ti affacciamo! Ma che capire da fare? Sembra come parlare. Ecco chi me l'ha già pigliato! Guarda qua! Una serra allurinata! Sono giù da questa capa! Partano! Ma come lì? Un'albera a queste grosse! O lui che aveva stato in dono, storia, pochi centimetri, e aveva capito sotto taglia la serra lì! Per fare le tre dienta alla vicina! Come posso fare le tre dienta? E chi è stato? Non è stato la madre! Io mi fa far fila, ci vuole dire una cinquantina di io poi me l'ha già buscata! Ma tanto vuoi che mi ha trovato lì? E che cliente posso dire che ha sotto che sto cattolendo, che fa dire posso fare? Posso costruire solamente una strada di pezzo. Che poi quelle sono le mie coinquiline. Che le passiere si è fatta? Che le fini mie sentite nel maestrato? Che non si fa zere? Non ride, E sono cose ride che? Mannaggia! Stava io se non andavo per lì. Dai, che dai, e che dà già risponde. Tu stai a lot e sto in galas, e quelli che stanno a lascia stanno sempre a un turno. Senza sapere, sono quelli che stanno a lot e i responsabili. I movimenti, c'è già avuto con io, cari, che era io. No, e dire che io avrei questa meglio là, perché mi chiamo Giuseppe e faccio falegname. Anzi, Giuseppe il falegname. Non è che ero figlio di Dio, ero padre di Dio, e se non ero isso, non nasceva il nostro signore in da grotta in Betlemme. Poveri, pure che lo Giuseppe là siamo in da grotta. Poi mi fate la parola di chi le era di grotta. Non mi avrei perduto mai. Un bandaggio e la scarpa non vieni. Dice, che è? Chi l'ha fatto, la diavola, la posso mangiare la scarpa. Dai, dai, vieni qua, vieni a vedermi. Forza, vieni qua. E uno, e tu sta qui. Ma che tiene a te? Ma tu hai di tanta forza, non lo saccio. Io non lo finirei mai, ma tu sta qui. E tu sta qui, ma come fai te? E quando sono caduto a me, che cosa sono? Oh, ma da te! E te ne vedo qua, ti. Vabbè. Chi è? Avete mangiato? Vi volete mettere in cerimonia, donna Adele? Ho mangiato. È una brutta bestia feroce. Perché? Perché sono sicuro stretto lo tresemba all'andata. Non lo può azzannare. E allora lo guarda c'è a voi una bestia feroce. Non a voi. Non vuole avere bestie feroci. Sono quelle che ce l'avessero a mangiare. E invece ci alzano una ora a lui! Ma come potete fare qua così, senza che nessuno l'accudisce? Ma pure questi poveri guaglioni! E che l'aveva fatto? Ah, ma gli ha sposato una donna. E secondo te io mi sposo? E i figli miei mai? Rimane in memoria la mamma. Ah, volete la bella per le colonne? No, la voglio fare! Che se lo posso offrire? Che da essere con me? Con me. Ma se andate tutto il legname in bocca. E che non vorrà là. Quella è materia mia. Ma come lì? Ma è un bel piatto di macchina. Una volta costava lui solo. Uno solo. Tiendo bello in una volta. Tiendo bello in una volta. Chi gli manca una antica, si deve pensare a che il caucano sembra con lei. E che i piatti già pronti per monastare. Ma ricorda che la folla di guaglione attorno ai tavoli allombato con cassace di lei e monzuco con pluna sperra. E che ne faceva la corona di Rurignano? E con Purenzo quando arrivava la voce, la sentiva fino a dentro di casa, sulla stessa le facevano riapparire e di tu stesso momento la sanziava. Ma che sciallotto! O Dio all'attanto! O noi a tutti! Tengo che rimanga proprio con questo letto di formaggio! Addietro, addietro, spaghetti! Ma volete farmi? A sti momenti a dove facete sfruttare?
compagnia che sono state tutte ovunque. A noi si fa scomodare. Allora tutta la nuova campana. Grazie, Teresa. Almeno come la nuova. Il lago qui non me niente. Se so, io con la vecchia e mannaggio padre. Mannaggio il padre del terno. Ma voi l'avessi mai piano, guarda qua, mi dà Cristo un benedico, Paolo, mannaggio! Ma perché non mi scusa? E mo me lo dà l'indosa con te, mamma! Ma tu, frutto la madre, che cosa fa? Ma ci avete la fa? Ho un sonetto lì, ma ci avete la fa? Ma ci avete la fa? E la mannaggio! Mannaggio! E facciamo un anno per tutti, la trovo andata da Giamanco, fino a che non diventa una silhouette. Io l'hai capito, sei? Ecco qua. E mangiando c'è la padre. Ui, ma che ha cominciato io? Vai, su sito, su sito, se tra te c'è la parola. È una parola comune, proprio come te, ma ti ha fatto. Ti ecco qua. Che sta qua, che sta qua con la bella mamma. Ci stanno pigliando una bella doccia e pure una bella mormorita. Che sta qua, qua sentite come fa bene il campagna e come fa male. Queste ci vanno, oh vada verde! Ma cercando di due altre macchioni, chiamalo dopo, e ci vuole una bella preghiera, eh? Vada verde, vada verde, ci viene il cassotto, e non dice niente! Ho pure soffrito il campanello, a te non è bello le croce, ma non mi devo sfruttare, qui le vada verde! Non dirà schermo, ma lo metto una buona vita, lo metto. Questo è il creatore. La vieni da qua. Andrà sul cielo, lo faccio dopo. Ma così non si può dire. Ma guardi,
e vado qui se te ne vedi la mia. E potresti non può fare troppa. Ma tu papà, o papà o mio figlio. No, non ho nessun figlio, parlo di solo. Guarda come la parla. E avrà una carica. Nessuna carica. Ti parlo per avere una carica, parlo per poco, poi non vado più. Il mio cucino mi invece tanto per far capace a voi, parla da sé, mediante un flusso magnetico che io gli inculco a distanza. Volete vedere che l'inculco pure a vostra moglie la faccio ballare assieme al cucino mio? Da questa parte! Prego parlare a distanza il venditore, lo stoccatore, lo spaccatore, l'adulatore, l'impostore, che sento signore, non escluso le settore che oggi un grosso magnatore in cassatore! Ehi, è stato così. Qui si trova comunque.
La solidarietà umana è indizio della civiltà di un popolo. Uomini di tutte le grandezze, della musica, dell'arte e del pensiero, vivranno nelle celebri incarnazioni del cavalier Battista. Solo eravamo e senza alcun sospetto. Eravamo, siamo. E qui, più che il corpo del digiuno. Lasciate ogni speranza voi che tra. Fino, una lira per me! Grazie! Guarda, guarda, mi ha detto una lira anche buona! E io aspetto prima di vedere qualcosa e poi farò il mio dovere. Dovere di tutti! Tira a polo! Ah, non lo studio a casa! Ci sia molto moralmente impegnato a rimanere al suo posto, fino a che io non ho fatto il giro col piatto! Tira a polo! Lo sbognizza! Ma il giovane Italia! Rimanetevi, prego! Signore, eccomi 10 lire! Grazie! Hai già dato una lira! Noi il nostro contributo l'ha già abbiamo già dato! Ma punti che se ne vuole stessa! Come non mangio un conto di Cavour? L'Italia è fatta! Bisogna fare l'italiano! Chi è qua? Qua, dite! Cacciate il permesso! Lo è cavaliere? Lavorando, passate tra 10 minuti. Ma che ripasso? Che ripasso? Ma vuoi interrompere la presentazione? Ti ho appena cominciata. Fatelo finire. Io non sto scendo col piatto. Ma scagni! Mattina da guardia. E io non sono pacchetta. Ma con quello a me? Sul podio. È venuto l'amico Fritz. Ma scagni! Basta! Cacciate il permesso! Deve venire prima la cavalleria! Ma non ce n'è bisogno, basta io per farvi smettere. E te, cacciato promesso. Ma come, in tassi un minuto dai guardia. Maschere! Voi mi siete tutti testimoni, eh? Sì. Tutti testimoni. Cacciate il documento. Scusate, domanda, ma mio marito che è andato a conto. Voi veramente mi siete testimoni? Ma come? Alzo la bacchetta. Per dirigere. È arrivato l'amico Fritz! E allora di Mascagni! Deve venire prima la cavalleria! La cavalleria è spiegata, celebre nel mondo! Ah sì? Ah sì? E quando avete offeso le guardie? Quando avete offeso le guardie chiamando le maschere? Maschere! Ma chi l'ho offeso? Chi l'ho offeso, maresciò? Maschere, pure è un'opera di Mascagni! Io sto facendo l'imitazione del maestro e annunziato accenti diversi titoli delle sue opere! Se aveste avuto un po' di dimestichezza col teatro lirico, ora sareste convinto di quello che vi dico. Piccirì, a chi si qui? A chi? Piccirì di sfortuna, cerca mamma tanto tempo. Mamma tua dove sta? Mamma tua dove sta? Mamma tanto sta? E sarà quella femmina che è svenuto poco fa e con un lego può stare in un ospedale. Iac! Allora, hai Valerin, Iac! E già avevo Valerin. Faticato, faticato. Ma non sa da voi. Che mi? E la prima che è scuro poco fa, o Piccirillo? Ma niente a dubbio. No, che lui Piccirillo è l'unico di nome. Ma non ci dava bene, ma c'è mai stato tutto manero. Napoleone! Napoleone nel deserto. Mi sa che sta passando la capa, Napoleone. Anche non le toglie! Pure a noi. Ma quando è una che sta scalando? Io me la dare, e guai a chi me la do. È una fondativa, lo dico. Sì, io vedo una passione. Vedi che ha fatto sempre che... Sì, come uno stanò, si inferma. Si investe nel personaggio che fa. E lo vive con tutta la serrata grandezza. Io lo vedo Svenskeris, Marzini, Carunza. Sì, si vede con lo sostegno. E soffre per bene la mia divina. E non vende mai sul caso di oggi. Dove sono? È fornuta la carica di capo 1000 persone a mano.
questo popolo non si commuova per lei. Popolo di Napoli, ti sei dimenticato quando nel 1860 io feci un mio impresso di un folle nella tua città? Ti sei dimenticato le parole di allora? Io no, me le ricordo a tutti. Sono passati circa 100 anni e quelle frasi sono ancora delle verità per la presente situazione italiana. Ascolta, popolo di Napoli, che cosa dissi. La concordia è il più grande bisogno dell'Italia. Noi dunque accoglieremo come fratelli coloro che non pensarono come noi in altri tempi e che vorranno oggi sinceramente portare la loro pietra all'edificio padre. Infine, noi rispettiamo la casa altrui, ma vogliamo essere padroni in casa nostra, piaccia o non piaccia, ai dominatori della terra. Ma fuori, Italia, ma fuori, è l'ora, ma fuori, Italia, ma fuori, è l'ora. Batti, basta, basta! Ma non è stato, è fino a noi di lavorare. Ho benissimo. Mi sembra un buscato lì. Bravo. Ah, pulite una giarra d'acqua con le mura. No, grazie. Ah, non bene, senza fatti, il vostro signor sa mille volte. E allora ricordiamoci un'altra volta di santificare le feste. Più afflittiva,
Ma che la madonna mi ha dato, ma che la madonna mi ha dato.
in queste condizioni indaga sapendo di sua moglie. Ma c'è la verità! E come ti è sta paura? Vuoi che è strano che parla a fa? Ma mi hai preparato un credito! Ma che sta? Sopra, dai! Se è fatta da come una femmina da qualunque, da una verità! Chiaro, vedi! E che è la nostra? Chi non sa che è la nostra cosa? E se che sei una verità? E che è la lunga? Mangi la bollice! Facevamo le cagliere con l'interesse! Eh già, e invece che danno lo fa la sentimentale? E perciò sei quella che mangi solo senza farti buttare la casa! Fermo molto! Un altro gigliato! Chi ti prende la mamma? Io isso, facciamo una birra! Ma che posso far giù? Che posso far giù? Guai la gravariglia! Ma chi ha la parola? La mia mamma! A porta a Roma, tu dai che l'affare importante. Ah, e là si stima tu. Sì, signore. Ma qua no, viaggia in America. Mo scappa tu in sui. Chi ti già stato a te, che spazio vieni che sposa e vai. Ah, e come essere, che se non se l'hanno l'angola. E poi, così non va a farci sposare. Ma qua non ti vedi da tu, hai capito? Ma tu l'ho preso, mi canto qua. Che peccato. E vado. Stasera la c'è in America per concludere una certa affare. Ma si sì, sta proprio una carta, domani. Come sta con un'amica che non faccio soldi perché non vede. Ma si può muovere, che sicuro è sta per cacciare. E voi vedrà. Io. E vostra te voi, che sta dando parecchio da una pelle di vigliare. E vigliare di dare sta vita. Sei proprio del merda tu, brutto da rifare così! E come vuoi così? Come così? Io sono padre! Ah, forse te l'hai inguagliato te lo! Che dici? Ripeti che te l'hai detto! Ma come che sta a paura? Ma avete visto, cavaliere? Quindi tipo ma vedi la schiava! Certo, è molto triste. Ma senso cavaliere! Come no, cavaliere? Accomodatevi! Perdonate, ma la piglia se! Un figlio che ha fatto, ma tu lo immagini per più. Vabbè, ma tu pure, spostata però, eh? Non aveva spostato! Oh. Sentite, Don Michele, dal mese di agosto. Volete sapere perché amava tu? Perché voleva avere di me 200.000 lire! 200.000 lire, capito? Ma come ce l'aveva messa là? Chi è te? Poniamo in casa! Ma che lo vogliamo fare? Chi ha idea di tanto denaro? Ti volevo dire, Don Michele, dal mese di agosto. Volevi che andrò a fare un commercio? Ma voi volete sì che non scolenzi e ti bevo un commercio? Ormai tutto fanno i commercianti. Ormai si è barattato ogni cosa. E dire che i proprietari hanno avuto un altro grande dispiacere. Niente meno figli, ma come te. Stanno andando con la verità. Ma lo sta finta! Ma non puoi, è scusate, come ti finito di parlare, posso incominciare a parlare io. Sono tre ore che sto cercando di mettermi in mezzo al discorso. E qui mi vuoi la chiesa. E che vuol dire amasata? Amasata? Quei mensile! Quei mensile! Quando va in estero, messo a poco? Messo a poco, mi fanno scampo, non mi che, sono sette. Questa non è una mossa! Sto tremando tutto! L'urgenza di quelle poche centinaia di lire. E che ne spicci si sorda, mica? No. Rimane già a banca. Già, perché voi avete il conto corrente. No, io non corro e non conto. Mica, ma quelle sono poche centinaia. A già la pacienza, venite domani. Domani? Ma io ho una necessità. Deve venire il dottore a visitare la mamma. Dovrò spedire delle medicine.
prendere un po' di latte. Povera Picchiadella, sta aspettando sopra in un letto. Oh, si è il tuo cavaliere come entra la mamma? Io sono il suo unico fiato. Per tenere la compagnia non mi sono sposato. Vedo a 25 anni, con due casarelle. È un po' di pensione del povero papà. E voi vivete da rendite i due casarelle? Viviamo, moriamo. Ormai la proprietà è annientata. Ma Michele, vedete un po' se potete soddisfarmi. Io non vi chiedo che un via di libro. Ma voi, benedetti Dio, pagate ancora 100 lire al mese. Michele! Taggerite che non mette! Oh, e non capisci, non capisci! Oh! Don Michele, vedete un po' se vi potete spostare qualcuno qui intorno. Ma cari, io non mi posso sottomettere nel quartiere, ma qua potreste bene lo sa. Ma perché non ce la faccio? Non è basta la cosa che mi sono pigliato. Già, uno perché sa domigliare. Già, perché uno sa domigliare. E io non mi sto umiliando vicino a voi. Io che non c'ero abituato. Arrivederci. Aspettate, cavalieri. Allora. Cavalieri, che se ne libre. Ci stanno 50.000 lire in bocca. A chiunque facete vedere, non mi diare in verità. E questa sera mangiamo. Quale di mani vedi a carità e poco comodo non fa tanto. E salutatemi tanta mamma vostra. E se te la puoi la durata di tutti. I vostri sta felicità non mangia da più per età. Dalla promessa. Prego, grazie. E grazie anche a voi, Don Michele. Questa è tutta la ricchezza mia, la riga, cavalino. Ma se avete bisogno, non facete cerimonia. Mi sono povero Puzzente, e capisci la miseria. No, Puzzente non sei tu Puzzente sono io, tu mangi, vivo tuo. Senza tasse, senza dignità. La tua povertà ormai è un mestiere. Ma Michele, io mi dai da fare. Dai la sostanza, se. Ad ogni modo, vi ringrazio dell'offerta che vi fate. E state tranquilli, prenderò soltanto le 700 lire che mi spettano. E domani mattina, pure che mi ha già fatto la base, mi va bene. Bene, e può andare in breve. Buonasera. Buongiorno, guardate qua. Non lo fa, muovendo il tuo porto. Mamma mia! Dentro voce!
E che ne so, mi pare che arriva mio marito. Chi è che è arrivato? Marito! Anche papà, su, sono rimetti! E perché? È arrivato Giovanni, marito! Ma... Gesù, è così, tutto a zio, senza mandare una lettera, un telegramma. Ma tu facevi una telefonata? Si è andato chiesto, sì. E chi l'ha occupato, stato Luiz? Io? Siete stato sempre un uomo Luiz. Questo è un ringrazio perché non sono venuto a avvisare. Guarda, questo è non possibile. Stai ancora spugliato. Allora, guarda, l'ha già lasciato dopo, bastirino. Abbiamo parlato su un consiglio. Ma per cui quando sono messo dalla guerra in Africa? Ma se la moglie era vostro conato? Ancora questo, sapete? Che fascista, l'ha già visto? Ah, dove è finita? Ah, questo lo facciamo. Spugliare il cucco e non lo fai pulire, non la guardai mai in faccia. E così da quella notte fino a comunque che sono passati 10 anni, io con mia moglie, con mio marito, sono muro. Ma non ci faccio ridere, non ne ho. Voi veste con mio marito, io ho molto buon ricco. Ma voi non sapete niente, sapete tutto cosa. Giovanni, ho marito con una amica, è arrivato in mezzo, Adio! È un capito! Per questo non fa mai più da fuori. Il motore ha nascosto. Spicciata, ma come vuoi, ci troviamo a forza? Ragazzi, poi non ti serve più. Quando buttano roba da casa da me, tu! Ma che buttano mai? E tu come hai strafugato fino a tu, magnata? Sì, non ti faccio niente, ma ci metto Giovanni, non capito? Se mi è stato! E ho voglio fatta stia, non è quello che la sta lì appena non nasce. Amore Dio, calmato! E brava Cicino, che ne vuole se vengono gli amici? Ma in taglia avanti! Ma Giovanna, lo so. E qua stai tu, capè? Togati, perché non passa niente? Ma cosa fa tua mia moglie? A chi? Quello mia moglie sta lì dovette. Nel posto per il mio assoluto riservo. Ma va a una seconda edizione. Sto venendo, come sei fatto? Non stai ancora un po', scappa! Il lavoro come sta a trascinare, non te ne arrava che tu! Ma dove? Non tengo coraggio! Caracco, ma voglio! Faccio amiche, ma sempre piacere. Ma mi ci tenevo, mamma, che mi sono fatti i prigionieri.
niente. E che non la vedere tutta la maestra, perdonate le ragazze. E viva la sincerità. Lo stai valendo, lo guardo. Ma Cristo flagellato dei giudei. E prima viene a sapere. Loro passavano i tempi. Ci si accorgevano, ci chiamano i giorni, ci scoprano notte. E senza mai avere che avere. Senza io. Né calanario. Gesù non si è arrivato da giorno te. Si era dormendo per le chiamate. E quella sera d'aiuto con la regola, solo loro non mangiano. Loro non mangiano. Che la notte non compare la luce loro. E io? Si vuole come attendere ora. Resta a poco. E io lo ricordo. Lo ricordo. In trincea, alla pelle. Senza aprire. Ma qua aprire? Per 6-7 mila uomini. Quando veniva a chiovere, spugnato l'acqua. All'entrata di un docante, ce la fanno tutte quelle che c'erano del nuovo. Cappotto, sciatte, nane, fazzolette. Ma anche la sciatte, nane. Correi, anile, tutte e bozzute. Pure che le nane tocate, e anche pezze di correi, le portafoglie, e poi insolente, minacce, pugna le verite, scuzzo tutto, tirate i reggi, tate. E non voglio roba di scatto. No, non sarà dei rinforzi. Non mangi pace, no. Oddio, non ce l'è per a mangiare. E fa digerire. E ce lo vai in là. Sta facendo un uscito. Ecco, forza. Dopo che gli ho bello sul gioco. Finalmente lo andare in acqua. Manca a scopare, si campava. Ci mettete la scavare in fosse. Per chi le garrova neve da là. I canna passava. Perciò che quando fu il liberato, e per il giudice schizzare come assurdo per tutte le umane. Questa massa umana che avanzava lontano, che scomparevano e accomparevano per diventare un cuore di cuore, che sollevavano il prendere pacello. Canne schiante. Strille voce tutti i paesi, e tutte le dialette, ma tutti i paesi, che a mano si faceva il giusto là, la gente che non ce la faceva una spalla. Soldato, un straccio in volto, è riuscito, pareva che fosse a lungo, tutto le cade, e solo quando ci ha votato per lì. E allora ci sono dette le strille non loro, e solo tante capette, ma veramente quanta pena mi aveva fatto. E allora mi stai con l'anima mia, prende la forza, ma passai tutta la stanchezza, ma volevo qua, a casa mia, avrei ritardo a destra di me su, e vogliere la lontana, che correva la tua figlia in braccio stesso, e io finalmente che va, Dammi! Già! Dammi! Gambi! Si la rima spazzara! Non mi dà paura, Pietro Giovanna si regolerà proprio come me. Ma che sta succedendo? Sta lì! Danni! No! Miss Carlino! Oh Gesù! Mi se lo fa passare noi, è più paura. Io vado a casa come sta lì. Ma chi? Qualunque cosa, ti sto sotto palazzo. La tua promessa. Finalmente mi hai dato una mano a sotto. Ma guardate, non mi parlare. Stato zitti, ho fiato. Ciao, non mi ha visto nemmeno. Dico tutti in mezzo. Ma vuoi farmi? Giovanna. Penso che piange. Ha fatto piacere che è stato tutto. Ma ascoltate. Sì, ecco, ma che non ha fatto la prenda a tutti. No, beh, lo so. E il burro. E il burro non ci fa tanto che pensare. Ah, tu sei nascosto lì. Il tuo gabinetto. È una pasta buona. Giovanna. Ma là qua, c'è sta casa sul bar. Di dove gabinetto? Ah, di qua. Adoro, Giovanni, non manca l'acqua. Se ne giù. Che non voglio, ma là più tardi. Allora ormai sono abituato a Strasburg. Per 5 anni. E chi sei andato a fare? Tra l'altro fa. Ecco, ma per 5 anni non l'avrà mangiato. Ma sta così. Ma stamattina mangiare mica. Grazie. Buona lavoro da me. Dammi di questo. No, grazie. Io non ci vengo. Ma ha comprato. E tu? E io già conosci. Chi lo hai preso? Nanni. Gli è voluto bene per spalle. Ma un momento lasciami il mio. Non ti preoccupare. Don Carmine, alla fine, non riesci. Un burro rascio siata.
Il suo sottotitolo! Madonna! Ma casa da fu la situazione! Grazie! Ma come posso? Ma avrei se dimostrate come è bene!
e tu già stato curato che sei un dano e che non te la vuoi ciò non ci vorrei aiutarci corpo come trovai accostiti da questa situazione e non te la accorgista quando tu sta prima volta da dopo prima si fosse stata a moglie a moglie ciò sta zitto non parlare te la accorgiva il corpo te la accorgiva quando sono piacere sul dietro la faccia mia! No! La faccia mia! E mo? E mo? Se e poi mi raccolgo! Com'è possibile? Mi sono venuto in faccia! Io ci ho sofferto che le ragazze sofferto, però tu stai buona e saputo perché hai continuato a cantare da prima. Mi sono minorato vicino a te. Mi sono avuto e tu invece ti avevo l'intera efficienza. Mi sono tornato. E non sai che le faccio che te la fanno, perché io a casa lo scrivo. E io perciò è difficile che andassi da dove mi dai altro. Invece, si è abituato a tenere tutte le comodità, a mangiare buona, a vestire. Schifo! Per te non è successo niente, eh? Per te non c'è stata la mangiare a vestire! E perché? Perdono! Lascia! No! Sono bambina ancora! Non deve ascoltare come la luce sta per la tua. A me mi sussurri col corpo come una seta. Ma tu dimmi. E perché qui? Ma parla la vaporetta. Carmelina tremava con l'antica. E chi è per la tua? A prima vaporetta che gli accendo voglione, la mattina in pace. Ma ricorda ancora quando vorrei uscire da casa. Che bello che muore. Che ancora non sa lui che mi ha cantato, che ne ha scritto colorato. E quando veniva a portare a ballare, portare a ballare, a chiare, ma se mi avessi potuto dire, ma che mi ha acceso? Non sai che sono un docente, lo faccio su Cristo, e tu a spegnere due zampate da niente in mano, e prego, capisci? Prego, ma te ne devi spurgutare. Quando la puttella fu bene e il canne sotto, e lo scrivo, come a Dio della mia cuore. E qua la sega di terra, la ferma, con l'occhio sturzolato, in una lama di sangue. Quando la notte non lascia il mondo, pensando a tutto lì, fuori forse non è per lei, troppo forte. E a Marina mi scendavo con l'occhio di là. E a Marina se ne andò dai papà e mi dicendo, ah, sposate che fai impressione. E allora sai che può fare? A rimane che viene in Italia anche con me. E mi dai una mano a spicciò un barone. A così da figlio. E io sì, la vettrice di che sì. Ma abituai, capisci? Ma abituai a stare in un'altra sana, una contella a mano, e comanda sì che sporche sangue. E con tutta la sera, per il grado quattro curiata, padrone e pesca incisa in del cervello, a mattina presa che non andava a chiare, che li viene segando con un corpo umano, che li cave il cuore, che ha pizzato i crocchi, che li bacchi squartata, che ha pesa danza a posto, ma facevano sempre bene impressione con i loro vivo. Destino, destino mio, vuoi andare a la cattolina, fritti, muro, ogni notte, accennavo, ammigliavo, e quando sangue, sangue cristiano con bambè, e se ne va a spargere, capisci? È una necessità, se tu non accennivi allora, allora accennivi a te! Torna a casa, e tu non sei stato preso, e non è più una necessità che hai. Non si cambiare in città, no! Tu sei capace di uccidere, non voglio mica di più, però! No, non, non posso evitare! Tu non mi hai avuto per me! Ma non dici niente, potrei dar paura, potrei niente! Tu ti rimando con la gente abbracciata! È giusto, perché tu non mi hai paura perché sai che io sono un sanguinario! Perché io non sono soltanto chi le caccia le all'animale!
Ma so chi le cazzi sa muovere con me, che non mi avevano fatto niente male! Ma la terra! Sesto comandamento: non commettere atti impuri. Suonati! Ehi, hai già fatto un punto!
200.000 uomini! Una macchina! E altre macchine! Ma sono faticata, vedi? E all'ultimo hanno mandato all'ospizio. Ma è che appunto, io ho fatto 4 punti su 3 e 7 nelle leve sono loro. A questi punti si sta solo veramente. Ti hanno fatto le casette e le altre. Sta vinciuta la partita. Ma dai, già da noi. E quando? Quando io si parlo tu? Se non vedevi, me le vado su quelle terribili. Copana da parte. Ma che state facendo? E che qua? Vuoi il cazzo? E come lo fai a mi fatto si mette a vedere?
No! Thank you.
sempre dubitato. E chi l'avesse fatto? Soltanto chi conosce Aristotelis. Che cosa? Chi sta in attica solo l'ombra povera l'ha presa? Per i ragazzi, sono mancato e ci mangiamo insieme di voi. Ebbene.
Buongiorno, commendatore. Ma che fa? Me lo compro io. No, aspettate, io che ne ho mano.
pensi di sta zitta, perché se lo dico da viste o pavasa. Ma come lo ricatto, scusate. Commentatore, noi faremo così, sì. Lui ve lo vende per falso e gli date 50.000 lire. E lì! E zitta e accontentati. Manca una lire in più. Aspettate un momento. Manca una lire in più. I raviste fa tutto così. Mannaggia, mannaggia. Pigliatemi, lo vado a mettere la danza a voi, che non me lo facete mai più! Commentato, approfittato, non sapete interventi, se ci penso buono o quadro, non vuole più! Una cosa vecchia, 50.000 euro. Ma perché, signore, cosa dovevo che fanno? Allora, sai che può fare? Vieni a casa, possiamo porti proprio, Guarda, darò del cuore. Io ho fatto? Allora, arrivederci. Arrivederci, commentatore. Arrivederci, commentatore. Signore, non me ne volete. O marito questo, sa pigliato ora o bagno? O era pigliato un bagno? Bagno di Diana, di picchio. E poi ce n'è, no? E anche questo è fatto. Thank you.
moglie e voi me l'avete accompagnata con tutta la vita. Parole e musiche devono essere tutto risulta, tutto d'oltraggio. Suonato, sentendo e facendo schifo. Io non sarò meno più. Ma chi è te di cosa? Anna Femme, che era la mia, ma non mi metto da mia. Ma se non sarà la mia cosa, non sarà più nessuno! E andò a spiegare! Là! Ma aspetta, fermo un tempo su! Proprio! Essa! E che la casa fa sulla! Scusate, ma che dici di parole questa serata vostra? Questa data! Sta dando un generale vita! Qualunque cosa succede, voi venite a pista! Arma di marita! Io sì! Ma chissà che verrei qua! Mamma mia, non c'è! Sorata! Non sarebbe meglio fare prima una provetta sotto voi! No! La già che andava prima di zio, non ce la prendo lo scappo! Sorata! Introduzione! Thank you.
E ti do un raggio di tocca a te e alla famiglia tua, ma giovata la fama a voi, a chi lo scalò mia madre, lascio tu andare la fama a voi. Che me ne ho fatto lo scalò, hai fatto la luce a me. Anche lì, eccole, tu sei scontato che mi sono portato alla casa e non mi viene da sana sana, e poi mi sei diventato vivo con tutte le cose, senza fatto mi scalò a me. Non desiderare la roba d'altro. Alicia, Alicia.
scato e vinto, ma mi scato! Furnacente e campagna, ti fanno i cavallicini, per chi non te lo casco, per chi non te lo casco! Però io arriveremo tutti, anche lì per mattina, parla insieme ai magazzini, mutando, mutando, magliera nella sette sera! Sa che sei, te ne dite? A quando è di? 600 lì! Addio, fino a te può cascare! E perché avrà la riaccattata, mi sono fatta la femmina sola! Magliera nella sette sera, produzione nostra, non puoi diventare chi la mia! E chi te ne piacerà? Non desiderate la roba d'altro! E perché il mio denaro è nato non è tuo? No! E perché stai qua? È più stesso un mio che stai tu! Faccio un tutto! E beh, e i soldi che mi ha fatto non è tuo! Che c'è? E mi ha fatto? Io non sono soldi me! Io sono soldi a rubare! E chi parla di rubare? Ma perché che pulizia io? Sta dito il sigaretto! Non è rubato agli alleati! Non signore! Non signora, se si carete sono di me, e faccio che io su una produzione propria. Avanti signori, che si principia, vedrete la bucella, i dolente e i comici, vedrete la nirvana, un'autentica baiadera, fiscata dalla sottoscritta del mare per creatille, la vedrete ignuta, fare gli esercizi sott'acqua, nuotare come un mollusco. Avanti signori, che si principia, la bucella. Thank you.
100 lire! No, figlio! Avviso! No! Certi sboci hanno arrivato come sono! E come vuoi a dire? A 100 lire! E quando è detto a 100 lire! E chi sei che ha detto? E le sono le voci, non sono comunità! Ah, roba, sei di greci! Ma le voci sono rimaste sempre allo stesso prezzo! Ma che le voci non vanno con cambia! E l'altro è basso, non lo riguarda! Ride e parlare lei su, da voce! E voleva la paparella, 200 metri! Come dice? E voleva la paparella, 25 lì! Ma prima voglio un giorno sentire i 200 metri! E correva che i 200 metri sono male! Bello! Dammi la paparella! Non vogliono sentire una persona di famiglia! Proprio! Proprio, perché la darà 100 lì! È stata un turista! Fica in volo! Signora! 50 lire? Ma come hai esordito ora? Sì, ma io le voglio prima provare. Ah, le volete prima provare? Lo faremo come sono. Non mi piace la fiducia. Raga! Tirate! La ondina è più buona che fa fuori che per poco di stravanze e tutto. Cioè, quando la signora sono a coppia. Andiamo a guardare, gli coppisce e capace. E di là? E chi ci va a signora? Chi non aveva la così grossa? Andiamo a farci tutti questi ricevi, al dice. Fornesce la stagione dei figli. Bravo! Abbiamo le scopo! Signore, com'è? Buona, buona! Lo saccio. Facciamo due chili? No, aspettate, ora faccio scendere la ragazza. Ah, allora fate scendere la ragazza, eh? Ma dobbiamo che mi fai il comodone. Quella che gli ho fatto provare era buona, si tira come a romanare. No, ma poi sta scendendo. Sta scendendo? Di che tragedia? Aita signore la vorrà già scegliere una a una. Una a una. E vado. E adesso metto qua e aspetta. Dico che me ne sono già chiedo. Signore, la sala sta non è cosa. E perché? È perché questo sono finché banana. E come sarebbe a dire? Che se metti un nuovo banana, sta accanto di nuovo molto piano. Si è pulito, bene. Se no la sala sta. Sali, sali, che questo è uno scostumato. Non desiderate la roba ad altri. Ok, lo sapremo, eh! E si voi ci parlano sempre un ricordo lontano. La vita migliora. Mi fa innamorata voi, che voce dite? La tasse con Pietro. E che è brutto per chi fa amore! Come se lei con Pietro? Mi direi a te, se no questo non vale niente in più. E l'estate che appena mi sa, oggi dove si è accungiato tutta qua. Non me la va. Ma guarda, di nuda il capo è pazzia! Ma che ci stai male, scema? E male, è bello! Troppo loro con me! Si tenesse una mogliera da guardare per andare in una camisa o giorno, non consulo ogni notte, una tuaglia ogni la le faccio ogni sciusciare i nasi, non faccio niente! E a me? Questo di arrivare la mano di nasi! ma ho voluto capire, ma qua ce l'hai malata tutto quanto! Ma perché non puoi prendere due figli che vengono da mangiare a parte là? Ma che cosa? Oggi non me ne sono due. Ma che si fa? Ma che ne so, ti hai fatto questo? Ma come mai tu non piace stare l'intimità? Ecco, perché non me lo figlio? E se non lo sposate? E visti lì, buona loro! E come lo dico a me? Ci ho buccato mezzo a lui. La gente parla e fa. Ma sta roba è bella da già dato, ma poi sarà tutta la vita come una puntata. Pugliere mi ha dato una cavesa, ho innamorato suo e ci ha fatto ammorare, ma anche l'uomo che mi ha scusato, va bene? E il nostro figlio come sta? Sta buono. Chiamo. Chiamo, ma te ne sei mise, chiamo. Ebbene, si voglia bene. E come no, è tale quale. Tale quale? Paolo figlio mi sto rivedendo. Allora mangia. Mangia, te ne sei mise. Io c'è sta gente che non voglio manca a 30 anni. E chi lo cavagna però? Quando lo facciamo questo matrimonio? Diciamo qualche fa. Ricordate che vivere fuori dalla legge del Signore significa vivere da animali. Perché sono importanti i comandamenti? Perché? Perché in essi, fin dai tempi più antichi, c'è il principio morale della società. Ecco perché osservare i comandamenti vuol dire vivere da uomini civili. Del resto Dio è l'uomo.
casa mangiano nulla. E come si dice? È sempre un pesce più grosso. A valere. Casa mangiano più piccolini. Alice. No, o cecenino. E di questo pazzo si mangiare la bomba d'oro. E chi lo progresso? Oggi tutto è progresso. Figlie nato. Già si dice che avrà un grande avvenire. Sì, sì, addirittura che il porto sarà il più grande del mondo. E la città avrà il più grande casino da giù. O casino è Napoli. Pure questa doveva essere il più grosso del mondo. Ci avevano pensato gli americani. E che lo buttano pure il giornale? Una specie di grattacino. A Santa Lucia. Per eternare la loro presenza in casa nostra. In modo che non era male, come per la grande statua della libertà a New York. O volevo dire prima lo stesso lo subito. Oi là, come si dice? Oi là! Ma Santa Lucia ce l'ha fatta, ragazzi! Perché non si è fatta giù? Parla! Ho fatto dei comandamenti, sta bene. Ma capo ci ha accuggiato. Hai una bambina facente nei madrugli. E viva il capo! Thank you.
Grazie. Consentimi da darvi un'ultima incombenza, non bastano 10 fatti, mi ha dato anche l'onere di fare i ringraziamenti. Vabbè, attento, ma non vedi loro di voler dire qualcosa. Allora, se io potessi avere una locandina o qualche cosa dove posso venire o potrei ringraziare il nostro locandino. Allora, ringraziamo prima di tutto l'amministrazione comunale perché ci ha consentito di lavorare questo spettacolo nel teatro per parecchi giorni, perché era un lavoro veramente molto complesso, come avete potuto vedere questa sera. Allora, quando ci sta scritto proprio niente, come è andata a fare? Allora, l'amministrazione, poi scusami, ringraziamo allora Olimpia Bonisi, che è una collaboratrice ormai da tanti anni per il gruppo della Cangiatura, ormai è un'istituzione come noi cantori e come gli amici di Duarte. Ringraziamo la Cattolibreria Angela per la grande collaborazione che sempre ci dà e con tanta pazienza ci viene appresso. Naturalmente ringraziamo Goffredo, il quale chiude anche il negozio per l'amministrazione di spettacolo, anche per il mondo della vita. Allora vorrei ricordare la prova alla Chiesa della persona del Presidente Pietro Rosato, il centro Alzani che ci ha consentito l'ingresso, grazie di cuore, poi The Princess che titolare chiede, non ricordo il quattro, Anna Santolari, i quali ieri sera ci hanno rifocillati a portare a ringrazio la nostra carissima Marisa Capellego che ci ha voluto omaggiare con una sua presenza, bello Severino che purtroppo questa volta non ha potuto essere con noi, che è uno dei nostri in più, cioè diciamo dei principali che fa parte del gruppo dall'inizio. Il ristorante Ivena, assolutamente, che ti fornisce le pizzette di scena, oltre a fornirci le pizze lo stesso. Olimpia Turisti l'abbiamo ringraziata, Maurizio Spintieri è andato via perché domani mattina deve alzarsi alle 5. Un altro piccolo omaggio lo voglio dare ad un talento futuro sicuramente per quanto riguarda la scenografia. Si tratta di Mario Vattaro, il figlio di Mario. E veramente mi è piaciuto tantissimo questa giornata. I ringraziamenti ancora più grandi vanno alla nostra splendida orchestra composta da 5 elementi valigi. Dillo, che ormai è un veterano della musica olandese, che fa parte dei concerti italiani di San, sempre il giovane del vecchiarello. Mario Mappa, lo conoscete, è un grandissimo professionista batterista.
era per la RAI?